Ciao ragazzi, sono Caro De Lucis e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono a uno degli eventi che sta riscuotendo più successo nel panorama automobilistico italiano. Sto parlando del Cars & Coffee. Il programma di oggi prevede il ritrovo e il pranzo qui presso il Principato di Lucedio. E poi le macchine si trasferiranno nel pomeriggio presso la fabbrica Sparco. Alcune macchine sono già arrivate, molte altre devono arrivare, godiamocele. All'interno del parco della cascina in base a tipologia o marchio, e il colpo d'occhio è veramente uno spettacolo. Questa è la zona principale, diciamo. Vi porto a vedere le varie zone e a scoprire le chicche. Questa è la zona Porsche e le macchine sono veramente tante. Perdonate il sole, ma è un'altra bellissima giornata. Iniziamo un velocissimo tour, non riusciremo a vederle tutte ovviamente, però RUF Studio Torino RK Coupé, che sappia io, esemplare unico. 997 Speedster. .991 GT3 RS. E ce ne sono ben tre. .997 RSR. Un allestimento speciale, replica delle auto da competizione, nuova Cayman GT4, e il resto potete vedere da voi. Per gli amanti delle Porsche come me, veramente una line-up strepitosa. In questa zona troviamo anche qualche Audi, un paio di R8, RS6, R8, RS5, R8, ma voglio farvi vedere ancora quella là, una RS6 nuovissima con la particolarità del kit ABT R ufficiale. Di queste auto ne esistono solo 25 al mondo. Incredibile vederne una qui. Faccio vedere anche dietro. Incredibile. Iniziamo il giro della zona principale. Sarà molto lungo, cercherò di sbrigarmi. Subito 2 458 speciali. 2 F430 scuderia e la nuovissima 488 GTB. Qui abbiamo una lunga infilata di Ferrari, California T, un paio di belle 599,
più che ti preoccupi per la cicca. In effetti. 15 milioni di lire. Un bel po' di Lotus, compresa la 340R che abbiamo già incontrato sul passo del Moncenisio. Qui il settore muscle car, Camaro, Corvette e anche una Corvette Z06, l'ultimo modello, e poi Pagani Zonda F40 Enzo e una rarissima 575, credo, ricarrozzata da Zagato. Molto particolare, sicuramente non per tutti. La per il momento unica ATS stile 50 e l'altrettanto unica Mazzanti Evantra, due auto costruite in modo artigianale qui in Italia, una a dir poco minacciosa Lamborghini Diablo GT, una di sole 80 macchine costruite, veramente una macchina incredibile, Huracan, sono tre Huracan oggi con noi, le avrete anche sentite a quest'ora, Countach 25esimo anniversario senza lettone, un'altra 25esimo anniversario con, un'altra 8C, una Lamborghini Murcielago che è sempre straordinaria nonostante la Aventador ormai l'abbia del tutto rimpiazzata, un'altra 4C, Gallardo, Diablo, stupenda bianca, Countach, un altro paio di Huracan e arrivo a mostrarvi meglio questa Zonda S, famosa perché ha interpretato se stessa, diciamo, è comparsa nel film Adrenalina Blu. C12S. Il pranzo è praticamente finito, il tempo di salire tutti in macchina e poi via verso la fabbrica Spa. Ah!
per arrivare qui ho avuto addirittura un driver d'eccezione. Che taxista? Marchettino, con il suo famosissimo canale YouTube. Grazie Marco. A figura. And that's how you roll in style. Or like a perfect poser. Veramente una gran bella guidata e un'accoglienza qui alla fabbrica veramente incredibile, veramente tantissima gente, grazie a tutti per essere venuti, veramente bello. Qui abbiamo la Iotto che ci ha accompagnato fino a qua, veramente una gran macchina, va veramente forte per quello che è. E purtroppo però non so se riuscite a vedere, ma inizia a piovere e quindi non è granché. Vabbè, vediamo come va. All'insegna della passione per i motori. Io concludo qui questo video, spero vi sia piaciuto, ne caricherò sicuramente altri dal Cars & Coffee di oggi, quindi iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video.